Alegnasi Redova torna a parlare del matrimonio con Buffon e spiega perché non l'ha mai perdonato per averla tradita. La modella ceca e l'ex portiere della nazionale italiana si sono lasciati ormai moltissimi anni fa, ma la loro storia d'amore continua a destare la curiosità dei fan e dei tanti romantici che sognano ancora di rivederli insieme prima o poi. Se ne parlò per molti mesi, dopo un lungo amore nato nel lontano 2005, nel 2014 Alegnasi Redova scoprì che il marito e padre dei suoi tre figli, la stava tradendo con la giornalista Ilaria D'Amico. Dopo 9 anni di matrimonio i due decisero di separarsi, ma nonostante siano passati 10 anni da quel giorno, molte persone dimostrano ancora interesse nei loro confronti. Nelle ultime ore, un follower ha fatto una domanda precisa ad Alegnasi Redova sul suo passato con Gigi Buffon. La domanda è arrivata su Instagram, tramite il consueto box risposte che la modella ha messo a disposizione dei follower. Alegnasi Redova non si tira mai indietro quando si tratta di parlare di quel dolore che finalmente dopo tanto tempo è riuscita a superare. La sua risposta. Alegnasi Redova spiega perché non ha mai perdonato Buffon per averla tradita. Scusami, perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un'opzione? È stata la domanda del follower della modella ceca su Instagram. Lei ha risposto senza tirarsi indietro e sinceramente. Assolutamente no. Non vorrei suonasse male, però. Io proprio non ce la faccio. Alegnasi Redova ha spiegato che dietro questa decisione c'è stato anche l'amore per i suoi figli, la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me. Con il tempo, l'ex campione e la modella sono riusciti a ritrovare un equilibrio per il bene dei loro figli David Lee e Louis Thomas. Ma ad Alegnasi Redova proprio non va giù il concetto di famiglia allargata. In passato lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c'è soddisfazione per entrambi. Le parole della modella lasciano trasparire che ha superato il dolore per il tradimento di Buffon, ma che non ha dimenticato quello che è successo. Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica.